come posso aiutarla? Sono Fausta. Buonasera, buonasera, sono Mirko. Ho chiamato perché ho avvertito un forte dolore al petto e non so cosa devo fare. Benissimo, le mando subito un'ambulanza. Servizio pubblico o privato? Pubblico, grazie. Attende in linea, grazie. Pubblico, mi dica. Sono sempre io. Io chi? Come io chi? Ho chiamato un minuto fa, sono Mirko. Ah, ancora lei, cosa vuole? Ma come cosa voglio? Voglio un'ambulanza, ho avvertito un forte dolore al petto, non so cosa posso fare. Allora, prima di tutto conosciamoci, Mirko, perché qui adesso S Salute non interessa tanto il paziente, che visti uno e ho visti tutti, quanto la persona che sta dietro al paziente, perché dietro al paziente c'è sempre una persona. Dietro il paziente? Sì, c'è sempre un uomo e dietro un uomo una grande donna. Ma mi scusi, ma io sono a casa da solo, Le passo SS solitudine? Ma quale SS solitudine? Io ho chiamato perché ho avvertito un forte dolore al petto, lei mi deve aiutare. È un dolore persistente? No, mi fa male solo quando ispiro. Allora non ispiri. Ma mi scusi, ma se non ispiro muoio d'altro, Piero Angela, però, Guardi, di qualcosa bisogna pur morire, Ma guardi, ma se uno se la cerca si muore anche di calcio in culo, però. Però dovremmo essere forti. Ma senta, ma cosa sta dicendo? Non posso non respirare. Se non ispiro, spiro, no? E che ne so, mi scusi, non sono mica medico io, Ma meno male, la ringrazio a nome di tutti i pazienti, guardi. Guardi, dovrebbero farmi un monumento, anzi. Guardi, se le fanno un monumento mi aggrego i piccioni io. Senta, allora mi dica, a muovere il braccio così, sente male? Così come? Così. Ma come? Non ci riesce? Non è che non ci riesco, non riesco a vederlo per telefono, no? Le passo SOS oculismo? Ascolti, se muovo il braccio così, si offende lei? Ma quale SS oculismo? Io il problema non ce l'ho gli occhi, io il problema ce l'ho al petto, lei mi deve aiutare. Ma sente più dolore o formicolio al braccio sinistro? È più un formicolio. Allora dunque, intanto per escludere tutti i casi limite, ci sono dei formicai nelle vicinanze? Ma quali formicai? Io sono a casa mia, Ma io devo sapere se dobbiamo intervenire noi o i nostri colleghi di SOS Formicaio. Ascolti, SOS rimbecillita, ma cosa sta dicendo? Io ho avvertito un forte dolore al petto, lei mi deve aiutare, non so se sto per avere un infarto. Ok, allora, pressione? 70-130. Ai. Ma che ai, 70-130 è perfetta. Dipende, 70 è la minima o la massima? Ma scusi, lei è un gommista? Ma cosa sta dicendo? Lei è pazza, E no, perché c'è gente che telefona e poi scopre che la massima è 70, che è un po' poca, e la minima è 130, che ammazzerebbe un toro. Lei ammazzerebbe i tori? No, guardi, non vorrei lasciare in vedova quella vacca di sua sorella, Ascolti, io ammazzerei tutti i centralinisti come lei. Lei mi deve aiutare. Io ho bisogno di un'ambulanza, sto male. Ok, le mando un'ambulanza, mi dica dove si trova. A Monza, viale Garibaldi 5. Io mi vado piano, guardi che sono da sola qui, cosa pensa? Stanno facendo un sacco di tagli al personale. Guardi, io lo taglierei il personale, ma con la motosega a pezzi piccoli. Allora, ripeta piano l'indirizzo. Monza, viale Garibaldi 5. 5 come? Come? Mi faccia lo spelling. Ma lo spelling di 5? Como, Imola, Napoli. Napoli con la N di Nuoro? Oh, minchia! Avevo sentito parlare della fuga di cervelli all'estero, ma non pensavo che i corpi fossero rimasti tutti qui, Senta, lei mi deve aiutare! Io sto male, sto per avere un infarto, voglio un'ambulanza! Ok, mi scusi, dove ha detto che si trova? In viale Garibaldi, dove? A Monza, sulla statale che va a Milano, 500 metri dal confine. Benissimo, allora le mando subito un'ambulanza da Monza. No, guardi, me la mandi da Milano, l'ospedale più vicino è quello a Milano, è 1 chilometro da casa mia, me la mandi da Milano l'ambulanza. Non posso mandarla da Milano se lei abita a Monza. Ascolti, ho capito, ma prima che arrivi a Monza faccio in tempo a morire, me la mandi da Milano, no?
Allora lei scenda, supera il cartello Monza, arriva a Milano e io le mando l'ambulanza da Milano. Ma cosa scendo? Ma sento per avere un infarto. Ma sono solo 500 metri. Ho capito, ma per altri 500 arrivo a piedi all'ospedale, no? A quello di Monza? A quello di Milano! Senta, io non ce la faccio più! Lei mi ha stancato troppo, pignola! E l'ambulanza, il pomichiere, e il braccio a destra e sinistra! Senta, io sto per avere un infarto, lei mi ha veramente rotto le balle! Rimanga in linea, le passo SOS Maroni!